E signori, mi mancano due persone nel layout. Come? Non si poteva andare in live senza un problema fino alla fine, ragazzi. È più che ovvio, ma questa è colpa vostra, prima che colpa mia. Ma sarà un caso, sarà un caso. Perché voi, se vi salvaste quella merdosa pagina di Video Ninja... Non avrei, me la sono salvata. Ma non è possibile, raga. Sarà forse spoiler di chi finirà male? Potrebbe, potrebbe. Io ho promesso di no. Ritorsione tecnica. Ma infatti Vorgal e Vakar erano lì, pronti. Esatto. Ma ci siamo, ragazzi, ultima puntata di Arcantir. Ultima puntata di questo terzo volume, raga. Sei finita. Ancora no. Cioè no, ancora no. Nel senso, mancano poche ore. Non è detto. Non è finita finché non è finita. Esatto. Questo è vero. Ma benvenuti, bentornati ragazzi, bentornati anche a voi che siete già in chat. Questa sera si conclude questo volume, ultimo episodio di questo gruppo. Chissà chi riuscirà in questa impresa. Vediamo un po' cosa succederà, come ve la caverete. Avete delle premonizioni o delle sensazioni riguardo a quest'ultima puntata? Tanti schiaffi. Tanta paura. Sì. Tanti paura schiaffi. E brutte cose nella chat del canale. Hanno fatto il Toto Morti, non va bene, così non va bene. Hanno fatto? Sì, sulla clinica. Non ho seguito però com'è andata. E indovina chi stava a pari merito? Secondo me tutti. Tu sei uno dei più valutati. Io non l'ho seguita. Valutati con la Jotur e Kane a pari merito. Oia. Yeah. Guarda, poi seguiti da Vakar, ultimo Vorgal. Ragazzi, Jotur e Kane,
casualità vuole che fossero gli unici due senza cam. Coincidenze? Io non credo, disse Adam Cadmon, che ora non sappiamo dove è finito. Probabilmente nelle lande gelide. Signori, quindi, stasera serata di rivelazioni, ci sarà tanta carne al fuoco. Siete pronti per questa cosa? Siamo finalmente arrivati nel luogo tanto atteso. E soprattutto caldi e pronti. Ma infatti io intendi la cena. Anche perché, come già comunicato anche via Instagram, faremo una breve pausa, una short restina nel come si chiama? Nella pausa cena, facciamo una pausa e poi riprendiamo a giocare. Però ovviamente dipende, cioè nel senso bisogna vedere dove arriviamo, ragazzi, perché noi ci siamo presi questa serata allungata per giocare quest'ultima sessione, però chi può dire cosa? Non possiamo sapere quando e dove magari finisce dirà. Con un talk alle 9:30. Esatto. Non lo possiamo guarda sapere. Te, io sono curioso di vedere come andrà, sì, chi muore, chi non muore, tutto quanto, ma io sono curioso di scovare cosa c'è sotto questo ghiaccio, sotto questa neve e anche sotto queste pietre a sto punto, no? Sì. Andiamo a smuovere un po' il mausoleo, quello che c'è lì sotto. Andiamo a bussare vicino alla porta e ci apro. Esatto. Un po' di lore. Prima di continuare e di spostarci per riprendere da dove abbiamo lasciato, ringrazio Five Dragons Collective che si abbonano per un altro mese per un totale di 25 e iscrivono a 25 addirittura. Signori, 25 non è 26, cari Five Dragons Collective, né 27, né 28, né 29, né 30. Quindi ancora bisogna salire. Mancano 5, 6, 11 mesi ai 3 anni. Bisogna impegnarsi, ragazzi. Sì. Poi Tanit che torna, bentornato caro, salve, bentornato a te, per un totale di 18 mesi. Poi Pat Mauser che rinnova per un totale di 31, quando arriva il finale di una storia, se ne crepa qualcuno va bene, se crepano tutti va meglio. Grazie. Solidarietà da parte della clinica. E Nico King che rinnova per un altro mese per un totale di 29, ciao Doc, siamo a 29, a 30 me lo fai un regalo, voglio vedere l'insegna dipinta. Ci proverò. Devo iniziare a vedere i colori più adatti e vediamo se riesco in questo mese a sfruttare un po' della calma piatta. Comunque sì, è nelle cose da fare. E niente, per adesso siamo fermi qui. Allora, ragazzi, per ovvi motivi, non appena inizierà la live, se siamo in un momento concitato, ma probabilmente sì, perché sarà tutto abbastanza concitato, e magari non vi ringrazio, ma durante la short rest che ho creato un'apposita schermata dove ci potrete sentire, cioè potremo parlare, voi scrivete, noi leggiamo e parliamo, ma non ci vedrete, così almeno non ci vedete né masticare né mangiare né tantomeno a me ai fornelli dietro che mi preparo la cena, quindi deve essere tutta una cosa abbastanza rapida. Ravelor99 che si abbona per un totale di 18 mesi, bentornata. E buonasera e buon TPK. Bene, ragazzi. Allora. Ci spostiamo. Io direi che per l'occasione, visto che abbiamo anche un po' più di tempo extra, un riepiloghino lo possiamo anche fare. Che dici? Sì. Ok. Chi si prende questa briga di fare il riepiloghino, ragazzi? Beh, siamo partiti per le montagne e in un momento abbastanza topico, mentre scalavamo, ci siamo ritrovati attaccati da due creature bianche e cattive che hanno preso fuoco abbastanza facilmente. Dopodiché datemi una mano a dire le parti brutte per quanto mi riguarda. Lo scontro è stato concitato a tal punto sì. Che molti di noi hanno rischiato, io Yotur, di perdere la vita molto velocemente, ma abbiamo risolto. Aspetta. Yotur per fuoco amico. Giusto. E io per fuoco quasi fuoco amico. Tu per caduta dall'alto più che fuoco amico. Però torna sempre il fatto che siate te e Yotur. Questo non ragazzi, toglie il dubbio. Ma il destino non sbaglia mai. E Final Destination. Ma la siete già scansata due volte. Comunque Kane ha ucciso tutti i nemici. Tutti li ha ammazzati lui. Sì. Quindi, sì.
Molto magari forte. Uccido e poi muoio, sarebbe top. Molto forte. Detto poi ciò, capra gigante, inseguiti da un'enorme roboante e maestosa creatura tra la nebbia, tuonava tra i monti, e noi a tutta velocità su Jotur Caprone saltavamo tra un picco e l'altro fino a raggiungere la mitica e tanto decantata Trisgrok. Di Trisgrok, la città dell'Alleanza. E tra le sue rovine abbiamo concluso la sessione scorsa. Esatto. Bene. Quindi, non proprio. Vi siete addentrati all'interno della città e noi ci siamo fermati per l'esattezza nel momento in cui avete raggiunto quelle che a tutti gli effetti sembrano delle grandi porte, molto molto grandi, di pietra, aperte, incise con degli strani simboli, delle strane rune mai viste prima, e ci siamo fermati lì in quel preciso momento. Bene ragazzi, riprenderemo proprio da lì. No, questa non mi piace. Riprenderemo proprio da lì. Vi trovate al di sotto di questo grande arco di pietra. Le due imponenti porte ai fianchi di questo ingresso riversano spalancate, bloccate probabilmente dal tempo, dalla neve, dalle rocce, dai detriti, da tutto ciò che un tempo magari lo ricopriva. Ve la ricondivido. Siete proprio lì, alla base di questo enorme arco, mentre in lontananza il vento viene accompagnato da quei passi che imperterriti non accennano a diminuire. Lascio direttamente a voi la parola. Io vorrei concentrarmi su questa sorta di scrittura di queste rune dentro di me, pensare: padrone, c'è qualcosa che può essermi utile fra queste immagini. Suppongo che tu sfiori una di queste porte. Sì. Nel momento in cui le tue dita sfiorano le fredde porte di pietra, immagini di quella che una volta era una civiltà. Non sembrano essere delle vere e proprie scritture, quanto più dei moniti, degli ammonimenti. Ammonimenti e simboli di protezione, qualcosa che serviva per preservare Trisgrok e tutto ciò che c'era al suo interno da minacce esterne. Non sono delle vere e proprie scritture, quanto più dei marchi, dei sigilli. Ma la sensazione che ti trasmette, abbasso poco poco la musica, ma la sensazione che ti viene trasmessa è proprio quella di un'antica civiltà che cercava di proteggere qualcosa di importante da qualcosa di altrettanto pericoloso. Ma non ho mai visto niente di simile, oppure a prescindere da questi simboli, visto che ho passato un periodo a studiare un po' libri con magie, con studi arcani, diciamo, che ho fatto. Certo, è stato un periodo abbastanza breve, ma ho mai visto qualcosa di simile, magari non in questa forma. Non ti sembra di averlo mai visto. Ok. Cioè è qualcosa che non sembra neanche appartenere ad una vera e propria scrittura. Ok. Sembra qualcosa di talmente antico e talmente... La parola che potrebbe venirti in mente, o che potrebbe saltarti in mente, è fuori posto. Ah. Cioè qualcosa che c'è, ma che non riesci a capire. Per questo quando hai toccato queste porte, hai avuto per un istante, esattamente come quando toccasti i tatuaggi di Jotur,
una specie di piccola visione, una sensazione. Queste lastre di pietra che vengono attraversate da una miriade di persone. Orchi, Goliath e creature esattamente come quelle che avete visto il giorno prima. Questo luogo sembra tanto antico quanto misterioso, persino per i doni che ti sono stati dati e concessi da Shai. Kane. Ah, prego, prego. No, no, era solo come descrizione. Dopo questi portali prosegue a perdita. Le rovine si estendono per un po'. Ci sono quelli che sembrano a tutti gli effetti dei sentieri, se così si possono chiamare. Considerate che, come vi dicevo, questa città sembra essere stata costruita quasi tra i due picchi. E c'è questo grande pezzo di roccia, di montagna, che in un certo senso le collega, che è stata scavata, all'interno della quale sono state costruite queste strutture, addirittura creando proprio dei fori verso l'alto, cioè lasciando soltanto dei ponti di pietra tra una montagna e l'altra, ma lasciando aperto la parte la superficie superiore in alcuni punti, permettendo alla luce di filtrare. Dimmi, Vakar. Hai mai visto niente del genere? Chi può averlo costruito e come? È maestoso. Si percepisce la grandezza di questa città e della gente che lo abitava, forse, solo a vedere la sua architettura. No, non ho mai visto nulla del genere. Ho studiato molto, ma questo tipo di scrittura mi è ignoto. Questo tipo di... forse non è neanche una scrittura, è un simbolo. Sì, ho avuto la stessa impressione. Questo luogo sia grande. Questo luogo era la culla di quelle che sono ora le civiltà di Jotur e di Vorgal. Questa è la chiave di tutto. Jotur e Vorgal dovranno fissare questo luogo nella loro mente per poterlo tramandare alla loro gente e forse un giorno riunire i popoli. Io effettivamente mi volto verso Jotur e Vorgal. Che stanno facendo? Fisso tutto ciò che si dirama davanti a noi, sopra di noi, sotto di noi. Un po' perso con lo sguardo, come a cercare di far affiorare i ricordi nella sua mente. Vorgal, cioè per lui questa struttura, questo tipo di costruzione è totalmente alieno, totalmente sconosciuto. E al momento comunque sono più preso da questi continui passi o questi continui rumori che continuano a sentirsi rimbombare comunque nelle montagne, anche qui dentro, e quello che comunque potrebbero significare. Questa è la città, questa è la Jotur. L'hanno chiamata culla. Questo è il posto dove un tempo vivevano il clan Dunkil, il tuo e quegli esseri. E quanto ne rimane
Morgarl, sepolta e ora riemersa dalla neve. E questo è il posto dove la leggenda parla di qualcosa protetto. Questo, mentre lo dico, guardo comunque anche Vakar e Kane, perché la leggenda, o quello che ci hanno tradotto a pezzi da una parte e dall'altra, parlava anche di cattedrale, di proteggere qualcosa e comunque di un essere, cioè di una figura non orco, non Goliath. E questo, guardando quasi in gesto inquisitorio anche loro, come se cercassi da loro una risposta a tutto questo che per Vorgale è molto poco chiaro e molto poco riconoscibile. Se quella leggenda è vera, qui sotto da qualche parte è custodito il segreto che quell'uomo custodiva e ha lasciato a noi vegliare. Ma noi l'abbiamo dimenticato, porca. Ora è tempo che quel segreto, quell'unione ora un tempo perduta, venga rinsaldata, venga riscoperta. E per farlo dobbiamo spingerci verso ciò che abbiamo davanti a noi. Gli faccio solo un cenno del capo. Ma chi ha parlato dell'unione? Chi ha parlato della... di questa leggenda? Non è qui. Guardando verso fuori, verso ipoteticamente la direzione da cui siamo venuti, loro non hanno voluto viaggiare con noi. Loro, indicando Kane e Vakar, non come quegli esseri. Loro hanno vegliato su questo luogo per chissà quanto tempo e spetta a noi, noi che abbiamo dimenticato, fare l'ultimo passo. E allora andiamo laggiù. Ci aspetta. Quelle sono... E il corridoio, comunque queste rovine, si diramano a perdita d'occhio, Master, ci hai detto? Sì. Si diramano, cioè si diramano a perdita d'occhio relativamente. Quella che avete dinanzi è una sorta di corridoio che poi ha degli incroci, okay, e tutte di strutture più o meno decadenti, ma okay, avete questa lunga strada che si protende dall'ingresso dove vi trovate adesso. Ok, però, cioè, nel senso, quindi noi non vediamo l'altra uscita in teoria di questo tunnel. No. Ok. Vakar, Yotur sembra ferito. Non sappiamo cosa ci sia dentro queste rovine. Chissà, magari delle creature potrebbero anche averla usata per fare un'ottima tana. Dovremmo recuperare un po' le forze prima di addentrarci. Sì, sì, credo di sì. Mentre Vorgal viene verso di noi e avanza, lo intercetto, gli metto una mano sul petto, lo guardo, riposo, Vorgal, Yotur ferito, io debole. Guardando effettivamente come possono apparire, come possono essere abbastanza stanchi dal viaggio e dalle ferite soprattutto. Io capisco, cioè nel senso, adesso Kane parla e noi lo capiamo o no?
No, okay. Sto usando delle parole che abbiamo imparato a scambiare. Ok, quindi parole concetti base. Ok. Sì. Riposate. Io guarderò. Mi avvicinerò a Yotur. Io mi metto comunque lì verso, cioè facendo un po' spola, sempre in maniera molto tranquilla, ma facendo spola tra quello che è l'ingresso, quindi per vedere se dovessimo intravedere qualcosa o se questi passi dovessero aumentare di forza e quello che è l'abisso che abbiamo davanti. Allora, di intensità aumentano. Ok. Cioè, molto lentamente, perché probabilmente era molto distante, ma debolmente, cioè, magari dopo 2 minuti non ci fate caso, ma dopo un quarto d'ora effettivamente li sentite con più... Sono più forti. Sì. Ok. Quindi comunque mentre riposeranno effettivamente io verso... Cioè, comunque li lascerò un attimo riprendersi, ma verso la fine, passato un po', quando i passi saranno molto, molto... forti, cioè vedrete Vorgal che scalpita abbastanza per questa cosa. Ok, dove state riposando quindi, ragazzi? Io vorrei riposare nella zona subito dopo l'ingresso, dove un po' di luce ancora penetra dall'esterno e non si è ancora totalmente nel buio del corridoio, una sorta di zona di passaggio tra l'ingresso e l'interno. Vi ripeto che in alcuni punti la montagna, o meglio la parte superiore, è stata completamente scavata, quindi ci sono proprio dei pozzi di luce che permettono di vedere anche luoghi che normalmente non potreste avere luce, cioè riesce comunque ad arrivare luce anche lì, quasi come però se fosse stata costruita in maniera tale da rendere luminoso quando c'è il sole tutto. Ok, quindi sono scavati, non sono crollati. No. Esatto. Quei pezzi, ok. Però Kane, lo sai che la tua idea mi piace molto, perché non ci mettiamo in una zona un po' in ombra, dove però magari vicino a un punto di luce dove possiamo avere una bella visuale? Sì, è il posto migliore dove si può stare per riposare. Ma se invece una domanda, rispetto all'accesso, la sagoma di quello che potrebbe essere un gigante e la porta hanno la stessa altezza o no? O paragonabile? No, anche perché lui l'avete visto da molto lontano e la porta sarà alta un 5 metri. Lui l'avete visto da molto lontano, quindi non sai se effettivamente sia stato un effetto ottico legato a qualcosa, ma sembrava molto più alto. Ok, giusto un'altra cosa, l'accesso... sulla parte, diciamo, dove camminiamo, è roccia o è terriccio? Roccia. Ok. Allora, controllato questo, semplicemente mi riavvicino a voi e vi seguo senza ferire parola, semplicemente mantenendo alta l'attenzione. L'ultima cosa che farò prima di sedermi a terra, sulla terra fredda, è quella di estrarre il simbolo sacro da sotto la giacca e iniziare a cantilenare in maniera molto silenziosa questa volta, così come a non voler farsi sentire. E tastando il terreno toccherà con una mano una zona d'ombra e con un'altra una zona di luce, e avvicinandosele lentamente verso di lui e avvicinandosele poi al simbolo sacro, farà un grosso respiro. Grazie Medek. E vorrei usare l'abilità del incranare divinità per recuperare uno spell slot di livello 2.
Ok, le ombre si allungano così come la luce al tuo tocco. Sembra quasi che in qualche modo una parte delle tue dita venga, sia in grado effettivamente di catturare una parte di questa energia e di trasmetterla al tuo corpo. Ti senti in qualche modo rinvigorito in parte. Acquisisci, riacquisisci parte del tuo potere magico. Sento che siamo sulla strada giusta, Vakar. Dobbiamo trovare quel mausoleo. Sono morbosamente curioso di cosa quell'uomo abbia insegnato a questa gente. Sì, sì. Sono molto curioso anch'io, ma sono anche molto spaventato. E noti che, un po' come Vorgal, anche io sto un po' scalpitando. E ogni tanto tremo quando sento il rumore dei passi. Quindi sono molto più distratto del solito, già non sono massimo della concentrazione, però mi guardo intorno proprio. Ok, se ti vedo così spaventato, ti osservo per un po'. Vakar, non c'è bisogno, non ti preoccupare, sei spaventato, si vede, lo siamo tutti. La paura è parte di tutto questo nostro viaggio. Lo è stato fin dall'inizio, no? All'inizio era Vorgal a farci paura. E guarda ora. Ci protegge. La neve, il freddo, li abbiamo domati grazie al tuo fuoco e alle ombre di Medek. Ma anche grazie alla saggezza di Yotur. Probabilmente chi ci ha messo su questo cammino voleva che noi quattro ci incontrassimo. Insieme abbiamo grandi possibilità. Anzi, siamo l'unica possibilità. Solo noi potremmo. Quindi non temere. Allora, all'inizio quasi non ti ho dato ascolto. Poi piano piano mi sono fatto un po' prendere dalle tue parole e quindi sono effettivamente concentrato e rinfrancato verso di te. Sì, sì, hai ragione. Non devo dubitare dei poteri che abbiamo e di noi. La paura dell'ignoto è un po' come la paura del buio. Una paura naturale e allo stesso tempo talmente grossa da spaventare il più alto dei giganti. Speriamo che, come io domo le ombre, tu potrai dominare la paura. E le ombre sembreranno molto meno buie, tutti assieme. Sì, sì. Hai ragione, Cain. Grazie. E di che, Vakar? Adesso ho anche un po' di fame. Mi avvicino a Yotur e gli faccio il gesto. Hai una bacca? Bacca? Vedi che stavo trafficando con una di esse. Ne ricavavo una poltiglia e me la cospargevo sulle ferite. Mentre lo faccio, vedi che te ne sfilo un'altra dalla borsa e te la porgo. La mangio. Grazie, Yotur. E poi ti faccio il gesto di prenderne un'altra. Due. Te ne porgo un'altra. Due, due. E ne voglio portare una a Cain e poi al più distante Vorgal. Vorgal, mangia. Te ne porgo un altro, allora. Vedendolo arrivare, la prendo. Grazie. E metto la mando. E riposati. Yotur. Cain. Vakar. Sì? State bene. Bene. È una domanda bene. Che credo dobbiamo fare al master.
Io stavo già bene. Ah, effettivamente, Master. Riprendete fiato nel mentre camminate. Mentre Vakar e Kane e Vorgal stanno parlando, attraversate questo lungo corridoio che viene separato da diversi incroci, fino a quando poi non arrivate in un altro punto che, a differenza degli altri, come se fosse una sorta di corridoio aperto, questo invece passa sotto uno di questi ponti di pietra che fungono da collegamento tra una parte della montagna e l'altra. Guardando a sinistra, soltanto parete rocciosa. Guardando a destra, quella che sembra una enorme porta di pietra. Ma la cosa che incuriosisce subito è che non sembra essere uguale alle porte che avete appena attraversato. Non ha una fessura al centro. Sembra un unico blocco di pietra immobile lì. Anche questo, sui fianchi, presenta una svariata serie di rune e incisioni che però sembrano leggermente diversi da tutti quelli che avete visto finora. Molte rune le avete già viste sullo stalattite, sulla pietra che recitava Trisrock, la città dell'alleanza. Questa zona è sempre illuminata parzialmente. Sì. Questo enorme blocco di pietra che ci hai detto chiude questo passaggio? No, è semplicemente sul lato destro. Okay. E probabilmente è nella parte attaccata alla montagna, insomma. Poi di fronte a voi la strada continua ancora. Ok. Mi avvicino a queste rune. Credo che lo seguiamo tutti, cioè io lo vorrei seguire. Sì. C'è qualche sorta di somiglianza rispetto alle rune che mi ha insegnato il Galitor? C'è qualcosa di simile, ma sembrano diverse. Alcuni disegni sembrano comuni a quelli che hai già visto, ma hanno delle divergenze. Tipo alcune rune, invece di terminare con una linea, hanno un'altra linea attaccata. Come se... E nel linguaggio delle rune può voler dire qualcos'altro, completamente di diverso. Ok. Ma troviamo anche, non so, le rune, quelle che abbiamo visto sulla stele prima di entrare. Quella che magari richiamava il clan Dunkill. Quella che richiamava... Sembrano simili, ma sono diverse. Ok. È alta questo blocco fino al soffitto? Circa 4 metri. Ok. Beh, io le sfioro di nuovo, anche se ho idea che avrò una risposta negativa, ma comunque... Quello che c'è scritto lo leggerai solo tu. È scritto in maniera tale che soltanto a te è comprensibile quello che c'è scritto. Gli altri vedono soltanto scarabocchi e nient'altro. Questo è quello che state guardando in questo momento. Ah. Vedete Vakar, ovviamente, che sfiora le cose. E con un'attenzione diversa che gli avete già visto negli occhi. Grazie, padrone, lo dico a voce alta. E inizio a recitare. Soltanto colui il quale porta in sé il segno dell'inscindibile legame, affiancato da chi è carceriere e prigioniero del limbo effimero, sarà in grado di varcare questa porta. Questo c'ha scritto. Questo mi ha mostrato Shai. È quello che c'è scritto su questa parete? È quello che significa. Colui il quale porta il segno dell'inscindibile legame. E il carceriere prigioniero del limbo effimero. Sì.
simbolo dell'eterno legame. E inscindibile legame. Potrei essere io, potresti essere tu. E carceriere prigioniero del limbo effimero. Chi potrà essere? Forse sempre io, forse uno di noi. Ve la rimetto dopo che ve la legge, ve la rimetto normale. Grazie. Quindi è stato onesto, Vakar. Non ha mentito. Vabbè, noi non lo capiamo. Ok. No, di queste parole molto poche potremmo aver... Mi sembra veramente da scemi mentirvi adesso, comunque. Dubito, al massimo forse il legame. O porta. Non credo che abbiamo qualcosa. Gyotur! Vakar! Sì. E battendo effettivamente su quelle che sono le rune. E battendo su quelle che sono le rune. Cosa significano? Porta protetta. Noi... Mi porto verso Kane. Che importa? Andiamo. No, bisogna capire. Tu letto, tu compreso, Vakar. Sì. E ti indico prima a te, poi le rune. Sì. Sembra una sorta di avviso. Una sorta di monito. Non lo so, sembra qualcosa di estremamente specifico. Che cos'è un l'inscindibile legame? Potrebbe essere il legame che io ho col mio padrone, oppure quello che tu hai con Medek, oppure addirittura potrebbe essere il legame che ha Jotur con queste lande. Oh. Però hai detto la parola giusta, molto specifico, e mi ricollego a quello che mi hai detto poco fa. Noi siamo molto specifici. Sì. Potrebbe essere uno di noi, ma chi di noi? O due di noi. Secondo me anche sembrano due persone descritte qui. Dobbiamo solo comprendere chi. I passi rimbombano ancora di più adesso andando avanti. Okay. Sono molto più vicini. Allora, complice il non capire, cioè, tutte queste parole comunque più particolari. Parole guidano, forse. Ma noi dobbiamo camminare, noi dobbiamo andare avanti, trovare ciò che è protetto, ciò che è nascosto. E indico comunque la strada. Parole in antica lingua. Significato. Se... Tu. Capito. Indicando Vakar. Tu. Capito. Noi. No. Vorgal, indico questa specie di passaggio protetto. Questo è protetto. Questa strada, e metto l'accento sul punto interrogativo, strada o strada, e poi mi volto verso Kane. Dove dobbiamo andare? Dobbiamo proseguire la strada o dobbiamo provare ad entrare in un luogo protetto? Forse al momento converrebbe di più andare avanti. Non rischierei di mettere posto in un luogo che... O meglio, nel quale non siamo benvenuti. Ci ragionerò su. Io temo che
il bivio, o in qualche maniera è una scelta che non possiamo, che non potremmo più rifare, Kane. Master, una cosa. E dentro abbiamo camminato, siamo sempre tendenzialmente andati dritti. Sì. Ok? Quindi dimmi te se, coerentemente con comunque l'abitudine di camminare in montagna, comunque il senso dell'orientamento, ecco, non mi veniva il termine, cioè possiamo capire, potremmo renderci conto con buona approssimazione se da una parte o dall'altra potrebbe portare all'altro picco dei picchi gemelli o meno. Siete in mezzo. Ok, quindi in teoria la strada, quella che prosegue dritta, diciamo, correggimi se sbaglio, potrebbe essere quella che porta all'altro picco. Sì e no. Ti spiego. I due picchi, okay. Trisgrok è in mezzo. Ok. Le sale, le porte, sono all'interno delle montagne. Quindi è proprio al centro dei due picchi. Ma noi siamo... Quindi il corridoio che stiamo percorrendo è come è se fosse che... la parte centrale tra i due, scavato. Ok. Quindi questa strada teoricamente porta verso una delle montagne. Potrebbe, sì, idealmente. Sui fianchi, a meno che non attraversate una di queste porte che conduce proprio alla parte scavata della montagna. Ok, ti faccio un'altra domanda, Master. All'interno di questa apertura, dove ci sono queste scritture che Vakara ha letto, non c'è una porta fisica che ci impedisce di vedere dentro, giusto? No, è tutta chiusa, pietra. Ah, è tutta pietra? Tutta pietra. Però si vede il solco di quella che fa presagire che sia effettivamente una porta. Anche se non vedi maniglie, non vedi niente. È un blocco di pietra intagliato, fermo lì, okay. Con queste incisioni sopra. Io non resisto. Comunque tocco la parte e provo a spingere, anche se sono debolissimo. Non accade nulla. Kane, prova anche tu a toccarla. Un po' esitante, però poi alla fine metto la mano sopra e provo a spingere. Kane, o meglio Vakar, che sta toccando le rune. La seconda parte delle rune si accende, la prima resta spenta. Appena l'ha toccata Kane? Quindi tolgo la mano e rimane Jotur. Accesa. Se Kane Jotur. La tiene sopra. Jotur! Mi avvicino. Vorgal, chiamo tutti ovviamente. Io sono un brodo di giuggiole, proprio sto fremendo come un bambino. Vediamo parte delle sì, rune. Sì, voi vedete proprio le rune accendersi. Tum. Ma di che colore? Di azzurro. Vakar, cosa hai fatto? Kane! E pro... Vorgal, protezione. Protezione. Noi apre. Vakar e Jotur, secondo me, è quello che parte le rune si sono accese. E qual è la parte, effettivamente? Quella che parla del carceriere. Glielo dico. Si accendono carceriere e prigioniero del limbo effimero. Si accendono. Ma certo, il limbo effimero. È quello... Un po' di cose che mi ha detto di Medek. Sì. Se è così diretto, allora Jotur, l'altro che deve aprirla con me. Io nel mentre provo a dare un senso a Vorgal. Credo che la via sia custodita da queste rune, Vorgal. E forse uno dei due ha fatto sì che si manifestassero per quello che sono davvero. Ora aspetta da capire se anche uno di noi due è legato ad essa. Toccala. I tuoi spiriti ti hanno sempre
guidato. I tuoi Kral ti indicano la strada e ti aiutano. Io no. Io proprio saltello quasi. Che stanno perdendo tempo, io voglio sapere. Mi avvicino lentamente, man mano la mia mano comincia a vibrare. E poggiandola sulla roccia, comincio a tastare la pietra e a entrare in comunione con essa, quasi affondando leggermente il palmo in essa, modellandola, se mi riesce. Non avrà effetto. Cioè non si accende cercherai niente. Cercherai di modellare la roccia, non accadrà. In più, nel momento in cui la tua mano tocca la pietra, le rune, non succede niente. Resto allora, un po' stupito. Mi volto verso di te, Vorgal. Sei tu l'altra metà. Avvicinati e tocca queste rune. E tiro fuori e mi allontano. Li guardo in maniera interrogativa, tutti e tre, nel senso perché comunque per me Jotur sta capendo cosa succede e loro comunque hanno letto, capito cosa. Io ho la tua stessa faccia interrogativa, Vorgalla. Cioè proprio non me pensavo fosse Jotur. Quindi arrivando effettivamente lì, io appoggio la mano e mentre lo faccio, perché Vorgal, non dovevo essere qui. Legame, Vorgal, legame. Vorgal non ha legami, non più. Vuoi prenderle da un Goliath, Vorgal? Tocca quella dannata Brion. Appoggio la mano. Non più. Tocchi anche tu la porta. Ma non cambia nulla. No. La porta rimane accesa soltanto a metà. Beh, resta un'unica cosa da fare. Toccarla tutti insieme. E metto anch'io la mano. Altrimenti è un vicolo cieco. Aspetta. Mi metto guardando di petto la porta e poggio tutte e due le mani. Vedere se si accende anche l'altra. No. Soltanto quella che si accendeva anche prima. L'inscindibile legame. Chi diavolo è? Ma questo azzurro che vedo nelle rune mi ricorda lo stesso azzurro della pietra, Master? Sì, effettivamente sì. Ed è in quel momento che, non dalla parte da dove venite, ma dalla parte dove eravate diretti, si sente questo rumore. Se si sente. Quindi come uno scorrere di pietra? Sì. Ok. E dinanzi a voi, o meglio, andando più avanti, guardando più avanti, vedete un'altra di questi tunnel che però sembra introdursi all'interno della montagna, completamente vuoto. Ma non per tutti. Vakar, nel momento in cui senti quei rumori di qualcosa che si riversa, questo tunnel viene quasi rivelato a seguito di questa piccola frana. Cosa vedo? Per un istante all'interno di questo corridoio vedi questo. Non so se esserne spaventato. Ehi! E dentro di me, padrone. Sì, ho perso fin troppo tempo. Vengo da te. La lanterna inizia a irradiare una luce di fiamma blu.
forse ancora lo vedo? Non è solamente un... No, si spegne. Ok. Devo forse prendere ciò che ti ho portato, padrone Shai. Non vorrei entrare adesso nella lanterna, ma forse è il posto dove la devo portare, dove te la devo dare, dove deve essere. E uso la mia azione per entrare dentro la lanterna, senza avvisare nessuno. Vedete svanire Vakar, la lanterna tum, cade a terra, ondeggia un po', oscilla. E in quel momento anche voi notate che la sua fiamma, invece di essere rosso acceso, brucia di un'intensità quasi blu. All'interno com'è? All'interno vedi il braciere bruciare, come al solito, con l'unica differenza che la luce sta venendo alterata dalla gemma posta nel bordo del braciere, che brilla con una luce molto molto più acuta e intermittente. Come se pulsasse. Padrone, mi avvicino proprio alla gemma. Padrone, quindi è qui dove volevi che fosse. Dove volevi che fossi. Non è il posto giusto qui nella lanterna. Mi avvicino la mano alla gemma e provo a prenderla. La afferri, la stringi tra le mani, la luce inizia a irradiarsi tra le dita. Continua a pulsare, è una strana sensazione, mentre la stringi tra le nocche, tra le dita, senti una vibrazione, quasi come se pulsasse a tutti gli effetti. Ma è come se fosse viva in sì. qualche maniera. Ok, farò tutto ciò che vuoi, padrone. Mi volto intorno sperando ci sia qualche segno di Shai. E non trovandolo, mi volto dall'altro lato e vorrei uscire dalla lanterna con la gemma. Mentre Vakar scompare, starà via soltanto pochi minuti. Voi cosa fate? Guardo abbastanza stranito il fatto che il fuoco che siamo abituati a essere rosso in realtà ha cambiato colore. Ora, a prescindere dalla similitudine con il colore delle rune. Kane, perché ora è dentro? Perché le fiamme sono di quel colore? Mistero, Vorgal. Mistero, segreto. E però con rabbia do effettivamente sbattendo i pugni contro quella che è la porta che abbiamo lì davanti. Perché? Questo è un segreto, questo è un mistero. Indicando le rune. Questo. Perché non... Vakar è dentro. Vakar è in pericolo. Noi siamo in pericolo. Lì dentro. Non posso proteggerlo. Lì dentro, protetto, Vorgal. Blu. Fuoco. Non so. Molto corrucciato, Kane raccoglie la lanterna da terra. Mentre la stai raccogliendo, Vakar ricompare dinanzi a voi.
Vedi che Kane sta per prendere la lanterna, Vakar. E mi frappongo fra Kane e la lanterna, con in mano la pietra. Guarda, è lo stesso colore. Kane si ferma subito. Ah, sei tornato, meno male. Sì, dovevo prendere questa cosa. Me l'ha fatta prendere il mio padrone. E mi volto verso la lanterna e me la inizio a legarla. E sto facendo anche un po' un casino perché ho in mano la pietra. E quindi me la leggo il più bene possibile addosso. E le fiamme sono ancora blu? Sì, le fiamme della lanterna, dici? No. Sì, sì. No? Era questa. Era questa, guardate, guardate. Ma che e apro cos'è? Un po' la mano. Vedete questo cristallo, questa pietra blu che pulsa di luce, irradia ogni tanto della luce. Intermittenti. Prima di andare in quell'altro corridoio, vogliamo riprovare a farti toccare la porta e far toccare questa pietra alla porta? Ma tu sai che cos'è questa pietra? No, me l'ha fatta prendere il mio padrone. Il mio padrone la voleva qui. E mi voleva qui. Queste cose, essendo frasi abbastanza semplici, potremmo capirle per la maggior parte? Considera che capisci che probabilmente sta... Allora, non è così semplice. Dai gesti che fa capisci che probabilmente sta parlando della pietra che ha in mano. Vedi che stringe questa pietra e la agita mentre la muove e mentre parla con Kane. Quindi capisci che sta parlando di questa pietra, di questa cosa che sta stringendo tra le mani, che vedi pulsare di luce intermittente blu, quasi come fosse... Ti soffermi un attimo, Vorkal. E hai come la sensazione che il pulsare della pietra scandisca dei passi. Oh cazzo, lo sapevo. Ok. Ma non vanno a ritmo con i passi. Ok. Cioè, ti fa pensare a questa cosa, passi. Okay. Ma non va a ritmo col suono dei passi. Allora l'unica cosa... colleghi solo questa cosa. Ok. Come è, cioè, è ritmato. Ritmato. Ok. E... allora, vedendo per la prima volta questa cosa e vedendo che è entrato lì dentro la lanterna, è uscito, parla, cioè comunque dando delle parole come padrone e... che avrei sentito mille volte. Esatto, indicando, e però noi non abbiamo mai visto, mai cioè non ci hai mai descritto, indicando proprio la pietra. Quello è il padrone. No, regalo, perché la sai, padrone. Io regalo a padrone e padrone regala a me. Dopo. Perché qui? No, non lo so. E poi facendogli come come un verso, come boom, boom, ritmando il battito della pietra. Come... cuore, come passi. Adesso che ce l'ha fatto notare, è chiaro per tutti noi? Mi fa un test di percezione, Vagar. Ok. Stavo a cercare i dadi. Vabbè. Allora, la vuoi nella torre o la vuoi normale? Normale. Dai. Basta un 12. E dai. Ok. Inizia a parlare con lui mentre dici padrone ha dato a me, eccetera, eccetera. E mentre parli, noti una cosa. Che nel momento in cui il tuo braccio si muove in direzione di dove hai visto quello che hai visto prima, il pulsare accelera. Quando si allontana da un'altra parte, il pulsare diminuisce. E così anche la luce che emette. Mi blocco proprio mentre Vorkal, Jotur, Kane,
mi avvicino verso la porta, quindi in direzione opposta a quella dove, e gliela faccio vedere. Vi fa notare questa cosa, avvicinandosi ancora di più di quanto non l'avesse fatto prima, iniziate a notare questa cosa, il pulsare della pietra sembra accelerare. Poi, di nuovo, mi avvicino verso la direzione. Decellera. Guardate. Guida. Guida. Guida, ma... Quello non è il tuo padrone. No, ma... è Guida. Guida di padrone. E poi a Kane, spero. Io stacco la mano dalla parete, in realtà avvicinandomi a Vakar a fianco di Yotur. Le rune si spengono. Se tuo padrone ha una guida, sa dove dobbiamo andare. Mio padrone sa. Sa bene. Vakar non sa. Il padrone ti ha parlato. No. Perché? Padrone. Padrone. Vakar debole ancora. Vakar esegue ordini. Non so come dirglielo, Kane. Il mio padrone mi dice solo ciò che vuole dirmi. Yotur. Pietra. Kral. No. Laconico, secco. E guardando effettivamente, sentendo Kral, sentendo no, Yotur. E indico la... La lanterna. E poi indico te. I tuoi Kral aiutano. I tuoi Kral sono buoni. Quello no, quello malvagio, profondo, lo sguardo già era deciso, abbastanza indagatore verso la lanterna, da quando ha cominciato a brillare di una luce bluastra. Poi la gemma e questa cosa che cresce di intensità verso una direzione, come farci da guida per qualche ragione. Vi guardo entrambi e immagino che sento i passi avvicinarsi. Andiamo verso quella direzione. Ora. Qual è indicato? Quella dove la pietra, okay, sembra guidarti. Ma mentre lo dico, con una mano ti spingo avanti, Vorgal, e ti indico Vakar, mentre con l'altra, Kane, ti tengo leggermente più indietro. Fiamma sepolta, Vakar, figlio del fuoco. Quando dici questo, io mi avvicino a te, Yotur, e ti sussurro: padrone, crudele, cattivo. Fiamma. Buona fiamma malvagia, ma fiamma sepolta, no Kral. Fiamma sepolta come boom, boom. Andiamo. Noi andare ora. Kane un po' malinconico riguarda la parete
e poi segue il gruppo. Ok, continuate a camminare, i passi leggermente si allontaneranno, riprenderete un minimo di terreno, di distanza da quei passi che continuano imperterriti. La pietra tra le mani di Vakar continua ad illuminarsi sempre di più, più vi avvicinate più l'intensità aumenta, più veloce è il pulsare della roccia, fino a quando non arrivate all'interno di questo ingresso. E nel momento in cui arrivate lì, vedete all'interno il buio. Sembra un lungo corridoio scavato nella montagna, che riuscite a vedere soltanto fino a un certo punto. Poi il buio lo inghiotte. Vakar. Sì? Fermo. Non ci vediamo nulla in questo corridoio. Ma non fa abbastanza luce? Se vai avanti con la pietra, sì. E potrei andare avanti io con magari subito dietro di me Vorgal. Sì, ma non fa abbastanza luce, dobbiamo vedere di più. Aspetta un secondo. Il mio signore permette a me di vedere oltre il velo delle ombre. E come io concessi questo dono a Vorgal, ora lo concedo a voi tutti. E uso l'abilità Eyes of the Night. Per un'ora loro vedono come me, a 300 feet nel buio. Sì. Ok. Iniziate a vedere. Il corridoio continua a perdersi nella sua lunghezza. Riuscite a vedere fin dove vi permette la vista che vi ha conferito Kane. Il corridoio sembra allungarsi. Ditemi se proseguite. Ah. Se qui vedete solo allora, non vedete Vakar più. Se si accorge che la luce aumenta, il pulsare aumenta, sì, vuole sicuramente seguire il corridoio. Vorgal quello che farà è, dato che tipo tre passi di Vakar sono uno di Vorgal, cioè cammino dietro di lui tenendogli proprio la mano sopra la testa. Ok. Cioè come per tenerlo a freno qualora volesse magari partire a correre. Va bene. Vakar. Non ne ho alcuna intenzione, ma va bene. Vakar, ti chiedo solo questo. Seguiamo la tua guida, anche se nessuno di noi sa che cos'è quell'oggetto. Mi fido di te. Qualora dovessi sentire qualcosa che sia paura o fermento o trepidazione, faccelo sapere. Allora io sotto la manona di Vorgal mi volto tipo e c'ho il sorrisone illuminato dalla luce azzurra e ti faccio sì, vi avverto di tutto, non lo so nemmeno io che cos'è. E mi rivolto e inizio a camminare. E in realtà questa manona sulla testa mi fa sentire abbastanza al sicuro, quindi vorrei continuare a camminare così. Ok. Mi sta bene. Continui a camminare in avanti, Vakar, seguito da tutti i tuoi compagni alle tue spalle. La luce della pietra che stringe tra le mani o che tieni sul palmo della mano continua ad illuminare tutta la zona circostante, più la vista che vi è stata conferita da Kane. Più andate avanti, più per tutti diventa chiaro. Quella che sembra roccia, parete rocciosa, inizia a cambiare leggermente. Anche i vostri passi iniziano a fare un rumore diverso. Ogni volta che poggiate un piede a terra è come se metteste un piede su quello che sembra del ghiaccio che si spacca. Tutto attorno a voi iniziano a vedersi le pareti modificarsi e sostituite da quelle che sembrano dei grandi blocchi di ghiaccio, quasi cristalli. Mentre la luce pulsa, la sua rifrazione viene diffusa per tutti i corridoi. Ed è in quel momento, quando continuate a camminare, che improvvisamente vi trovate di fronte ad una parete sul fianco sinistro
del corridoio, una zona ampia, con raffigurato una sorta di disegno. Nel momento in cui la luce lo illumina, gli scavi nel cristallo sembra quasi che prendano vita ed inizino a colorarsi. Poi tutto intorno i vostri corpi iniziano a fremere, mentre la stessa sensazione che hai avuto, Jotur, che avete avuto tutti alla vista della custode della verità, sembra quasi ripresentarsi, ma questa volta con molta più, in maniera molto più solenne. Quello che vedete è questo. Una figura ammantata con un abito azzurro cammina in una distesa di ghiaccio. Di fronte a lui nel cielo, da una parte la luna, dall'altra il sole. E mentre tutto intorno a voi in qualche modo riecheggia di energia, la pietra continua a pulsare. E mentre questo battito si spegne, il disegno cambia. La figura sembra raggiungere un luogo, mentre gli astri sul cielo si incrociano. La figura dai capelli bianchi e dalla veste azzurra guarda verso l'alto. Questo strano evento e la sensazione che vi trasmette è che questo evento stia guardando lui. Poi, ancora una volta, la luce pulsa e questi cristalli vi mostrano qualcosa di ancora diverso. Per una terza ed ultima volta, la figura questa volta è in ginocchio e dal cielo tre sfere sembrano scendere verso di lui. Quindi stavolta non sembrano astri, sembrano sfere. Sembra che l'astro, che una volta brillava nel cielo, abbia dato qualcosa a questa figura. Tre cose. Analizzando il tutto, diciamo, Kane, puoi farmi un test di religioni? Ne sono molto felice. Vakar intanto comunque sentirà, cioè a questa visione, cioè a queste visioni, sentirà proprio la testa stringersi, cioè sentirà proprio la reazione di Vorgal. Certo. No, no, resto lì, non mi importa. Master, dimmi solo se posso usare guido o meno. Sì. Ok, me l'attivo subito allora. History, giusto? Sì. No. Religione. Ah, religione, scusate. Religion. Non me l'ha tirato il D4, lo tiro a mano. Va bene, 16 più 3, 19. 19. Analizzi il primo disegno. Qualcuno si è diretto qui, in queste lande gelide. Non sembra esserci niente in questa terra. Mentre nel cielo luna e sole sono in procinto di incontrarsi. Il secondo disegno che hai invece visto
raffigura lo stesso uomo presentarsi dinanzi a Medek. Non hai dubbi. Lo hai visto tante volte nei tuoi sogni. La figura è andata al suo cospetto, a chiesa, ha cercato lui qui nelle lande gelide. E nel terzo ed ultimo disegno, Medek ha fornito 3 doni a questa figura. Ok, allora molto probabilmente, mentre queste immagini scorrono, Kane, alla visione della seconda, dopo qualche istante cade in ginocchio e inizia quasi a piangere. Senza smorfie, però una lacrima gli riga il volto. E la visione della terza, mimando l'uomo, alza anche lui quelle mani. Alzi anche tu le mani e guardi questo disegno. Voi vedete questi gesti che fa Kane. Per voi in parte incomprensibili, in parte... Ditemi voi. Io sono un po' spaventato in realtà, sono a bocca aperta. Non so, abbassandomi quasi a livello di Vakar. Cosa fa? Non lo so. Non lo so. E fisso Kane. E poi indicando nella direzione in cui ci sono state comunque queste visioni. Cosa significa? Kane ha capito. E voglio guardare la faccia di Kane. La tua espressione com'è? In estasi oppure terrorizzata? Cioè, aiutami. E aiutami allora, a capire. Il volto di Kane è paralizzato. È un misto tra estasi e paura. È un misto tra i due. Però è ammaliato, stregato da queste immagini. Okay. Completamente esterrefatto, con gli occhi sbarrati, come se stesse, come hai detto tu, capendo qualcosa e realizzandolo. Però questa espressione, diciamo che non mi piace, e quindi vorrei... Kane, e stavolta mi stacco da te, Vorgal, vorrei avvicinarmi quasi a toccarti. Le visioni sono terminate, noi ancora le vediamo? Dopo qualche istante che tutte e tre si palesano, i cristalli sembrano semplicemente cristalli. Ok, va benissimo allora. Kane, mi avvicino quasi avendo paura in realtà. Kane, che ti succede? Vakar, cosa hai visto? L'hai visto anche tu? Ho visto quelle scene, l'hanno viste anche Jotur e mi volto e Vorgal. Ma cosa hai visto tu? Quello. Lui era qui, in queste terre. Lui chi? L'uomo vestito di azzurro? No, lui lo cercava. Lui. Che? Lui l'ha visto. E non era un sogno. Vakar. Medek. Quando c'entra. Dici questa cosa, la luce che arriva dall'esterno della grotta sembra spegnersi. La luce esterna, quasi come se calasse il buio. E ci fermiamo per la pausa cena. Ma sti signori, andiamo. Ah, che mal di pancia. Andiamo in pausa cena. Maledizione. Ah, no. Siete pronti? Che figo! Che figo! Che figo!
Anche bello. Questo ha un senso, caro. Sono curioso di sapere se lo trovate. Allora, però prima di tutto... non vi dico niente, non voglio fare cose. Medek è l'eclisse, quindi vabbè, ma ci sta. Sì. Sole e la luna insieme. La differenza del dominio del crepuscolo, che non esiste in Arcantir, è il dominio dell'eclissi. Cioè, dove non c'è né la luce, né l'ombra. Molto bello, molto bello. Per questo ho sempre detto anche a Rios... che era il dominio dell'eclissi, proprio per questo lui quando ruolava prendeva luce ed ombra, perché quel punto, sì, sì, certo. Per questo è quando lui sta per addormentarsi, perché non è né sveglio né dorme, è sempre è quella fase di transizione, e per questo il limbo effimero. Ah sì. Bello. Capite? Sì, sì, ma guarda, non avevo capito eclissi, proprio l'eclissi, ma il limbo effimero, cioè quel momento di... Sì, sì, quello sì. Magari non Vagarra. né tantomeno Vorgal, però... Ciao Phil! Che bello. Mamma mia. Ma non vi dico niente, voglio vedere se per caso entro la fine ci arrivate, però non voglio dirlo, spero che qualcuno capisca questa stronzata. Comunque. I tre doni, quella è stronzata, non dirci niente, no, basta, no, non vi dico commenti. Niente, voglio... spero soltanto che qualcuno dica questa cosa, così posso dire sì, sì. Comunque ragazzi, voi come siete combinati per la cena? Siete pronti? Potete cenare? Dovete aspettare? No, io devo aspettare che mi arrivi la io pizza. Devo scaldare solo una cosa, però una lasagna, quindi io mi stacco 5 minuti e io pure sono pronto. E sai a che ora ti arriva la pizza? Dovrebbe arrivare tra 2 minuti, teoricamente. Allora facciamo così. Donde evitare che siamo tutti AFK, io intanto chi rimane qui, chiacchiera magari i ragazzi della chat, fate domande, fate qualcosa, eccetera, eccetera. E io nel frattempo mi preparo quelle 2 fesserie che devo mangiare, così poi ci diamo il cambio, insomma, ok? Quindi andiamo in fase short rest, facciamo una short rest nella vita reale. E torniamo, cioè restiamo con voi, semplicemente non ci vedete, parleremo. E quindi nel mentre gli altri si preparano, insomma. Ma fin di Jotur